Finita l'estate, parti con una nuova campagna pubblicitaria per la tua attività. Grazie ai nostri banner e video possiamo permetterti di raggiungere in pochi giorni decine di migliaia di nuovi clienti. E per venire incontro ad ogni tua esigenza abbiamo deciso che il prezzo lo decidi tu. Chiama sin da ora questo numero o scrivi a spot@occhiopavese.it. Da settembre riparti con noi, riparti con Occhio Pavese. Bottiglie vuote, frammenti di vetro e sporcizia di ogni genere nel giardino dell'ex parcheggio del Gulliver di via Papa Giovanni XXIII a Voghera. La situazione appare disastrosa non appena si accede all'area interessata. Nel muretto addossato alla parete, tra le piante e arbusti, vi sono posate lattine, bottiglie vuote, frammenti di vetro e sporcizia di ogni genere. Al di sotto di una pianta non molto alta si intravede anche un cuscino, probabilmente dimora di una persona che vive in una situazione disagiata. Le lamentele non tardano ad arrivare dai cittadini vogheresi, stufi di camminare in mezzo alla sporcizia e di respirare cattivi odori. Alcuni di loro sostengono di aver visto nei giorni scorsi anche alcune siringhe posate sul pavimento. Altri si sono pure adoperati per pulire, ma la sporcizia si è puntualmente ripresentata, anche se non ancora grave come in precedenza. A dirlo sono alcuni cittadini che abitano proprio nelle vicinanze, i quali hanno sostenuto che sono i più giovani, i primi responsabili di questa situazione. Giovani probabilmente di età da scuola superiore, che passano le giornate e le sere in quest'angolo di città. I cittadini fanno appello a chi di competenza affinché vengano svolti maggiori controlli ed effettuate delle operazioni di pulizia dell'area in considerazione.